Allora, buonasera, siamo qua con l'amministratore delegato di Banca Patrimonio Sella, Federico Sella, con molto piacere ospite qua da noi. So che è stato invitato dal presidente Gianni Fava per questa grandissima giornata. E cosa le sembra il clima in questi pochi minuti che ha potuto vedere? No, un grandissimo invito di cui ringrazio il presidente, di cui ringrazio la squadra, insomma, di cui ringrazio tutta la comunità che gira attorno alla nostra meravigliosa squadra. Dico nostra, anche se sono qui ospite, però mi sento un po' di casa perché frequento il centro da più di 15 anni per lavoro, insomma, però al di là del lavoro devo dire che il mondo del basket mi ha accolto con passione, con entusiasmo. Io mi sono fatto coinvolgere, mi sono fatto entusiasmare. Io amo il basket, ho giocato a basket, credo in questo sport e quindi sono qui con grandissimo rispetto e lo considero un privilegio essere il vostro ospite, insomma. Poi una serata come questa. Infatti, che soddisfazione è vedere e investire, aver investito su questa realtà, su questo club che ha raggiunto solo traguardi storici in questa stagione. Beh, soddisfazione, sicuramente soddisfazione, questo è lo sport, qualche volta si vince, si preferisce vincere, si vuole vincere, qualche volta si perde. Quest'anno è stato un grande anno, noi siamo qui con un progetto di lungo termine, quindi andiamo incontro al futuro con la convinzione di continuare a vincere, insomma questo è il mio apporto. Il mio mestiere è un altro, il mio mestiere mi occupo di banca, trasudo familiarmente banca da sempre. Noi stiamo anche dal punto di vista bancario, non soltanto come sostegno alla squadra, ma dal punto di vista bancario stiamo investendo a 100, è un territorio che per noi è importante, risponde molto bene, ci sono spazi, Banca Sella e Banca Patrimoni Sella sono accolte, insomma io non posso che ringraziare e pensare che un passo alla volta voglio stare qui per altri 140 anni, che è la storia dell'azienda della mia famiglia, ecco. E questo è quanto. In questo periodo cosa si sente di dire sui valori espressi da entrambe le società e l'attaccamento chiaramente forte del territorio che ha la Benedetto XIV e se c'è qualche cosa che l'ha colpita e che la vede in comune a quello che è la banca che amministra? Ma il territorio di Biella, il territorio di Cento, Piemonte, Emilia Romagna hanno comunque molte similitudini, no? Quindi sicuramente Banca della mia famiglia, Banca Patrimonio Sella, qui ci sono in molti casi veramente gli stessi valori. Lo sport secondo me è quello che in assoluto l'incarna meglio, cioè, e tra l'altro a me piace anche la competitività, oltre ai valori veri, sani e puri dello sport. Quindi viva lo sport, non si può dire viva le banche, ma insomma proviamo a metterle un po' assieme per motivi valoriali, ecco, forza. Forza benedetto. Allora, ci sarà una grande partita, gliela lasciamo godere alla grande, la ringraziamo per essere stato qua e speriamo poi di fare un'intervista più approfondita, ma adesso non le vogliamo rubare altro tempo, forza 100 e poi un ultimo saluto se lo vuole fare, dedicare magari, non so, alla struttura, al club che l'ha invitata oggi Il mio e che... saluto più grande va al presidente Gianni Fava perché è l'animatore, perché mi accoglie, però insomma l'ospitalità, essere qui vostro ospite, mi fa dire un grande grazie. Grazie a lei allora e insomma buona partita, non so se si può dire, buono spettacolo, ecco.